l'intervento di Giuseppe Conte. Signor per il Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministra, lo scorso 17 giugno 20.000 persone hanno sfilato per le strade di Roma, hanno lanciato un messaggio chiaro a questo governo che si diletta staticamente ad ignorare il grido di sofferenza di chi non arriva a fine mese, di chi è costretto a stringere sempre di più la propria cinghia. 20.000 persone hanno gridato basta vite precarie, e non è uno slogan, vedete, è un grido che nasce da un concreto bisogno che accomuna la stragrande maggioranza dei nostri concittadini, che sono tenuti in scacco da un esecutivo che in questi mesi ha dato prova di avere una concezione davvero singolare dell'amor patrio. In 8 mesi questo governo ha dimostrato di non avere rispetto alcuno per quel lavoro e per la sua dignità, che pure sono a fondamento della nostra architettura costituzionale, a partire dall'articolo 1 della nostra Costituzione. Il governo ha introdotto una vera e propria controriforma che ha smantellato un pezzo importante del nostro sistema di welfare, a cui poi avete scelto di introdurre anche una misura che ha elevato a regola e ha legittimato il precariato a vita. C'è qualcosa di profondamente ipocrita e contraddittorio nella vostra politica, perché da un lato vi ergete a numi tutelari della famiglia, della natalità, dall'altro invece private i giovani e meno giovani della possibilità di costruirla una famiglia, di poter progettare il futuro. Con questa controriforma avete condannato al disagio sociale un'ampia platea di cittadini. Avete consapevolmente gettato benzina sul fuoco di un paese spinto in una surreale competizione al ribasso tra ultimi e penultimi. Il Presidente Meloni, sin dal suo insediamento, ha rivendicato un concetto e il principio di meritocrazia. Ma anche noi siamo a favore della meritocrazia, se significa riconoscere a tutti la possibilità di poter esprimere le proprie capacità, i propri talenti. Ma l'uso che voi fate di questo principio è completamente distorto. Che meritocrazia potete pretendere da chi non ha i soldi neppure per mangiare, per soddisfare i propri bisogni di vita? La vostra meritocrazia suona come una beffa per chi rimane indietro, una presa in giro per i più fragili. E appare ancora più distorta se consideriamo che chi è ricco e potente è nelle vostre grazie. Lo dimostrate con gli evasori, i corrotti, con la gente che gira col contante, con gli amici imprenditori che possono ottenere appalti anche senza gara. E allora diciamo le cose come stanno: la vostra meritocrazia è darwinismo sociale, è una politica, la vostra, che distrugge il principio democratico della legge uguale per tutti, per costruire un sistema che rafforza i privilegi per pochi e riserva indifferenza ai tanti che rimangono indietro. Con questo provvedimento oggi il governo riporta l'Italia all'anno zero. Come è noto, il nostro è stato l'ultimo paese nel continente a introdurre questa misura di protezione sociale per gli indigenti. Il reddito di cittadinanza ha rappresentato un aiuto concreto, ma non lo trascurate, anche un barlume di speranza per milioni di cittadini, giovani, vecchi, anziani, ragazzi, bambini. Noi per primi, sin dall'inizio, abbiamo riconosciuto che questa era una riforma complessa che non si poteva realizzare con un tratto di penna, scrivendo una nuova norma. Lo insegniamo anche nelle aule universitarie. Bisogna lasciare che le riforme si sedimentino nella realtà sociale, economica, istituzionale. Occorre tempo. Abbiamo condannato molto rigorosamente dall'inizio, con pene severe, gli abusi. Abbiamo confidato sulla collaborazione delle regioni per coinvolgere i centri per l'impiego, sulla collaborazione dei comuni per coinvolgere i percettori in progetti utili per la comunità. A questa nostra disponibilità alla collaborazione, possiamo dirlo con chiarezza, è stato opposto, salvo rare eccezioni, un muro di gomma.
Vedete, i colleghi della maggioranza si definiscono patrioti, difensori dell'interesse nazionale. Ma vi chiedo, quanto c'è di patriottico in un governo che pur di attaccare una forza politica se la prende coi più fragili? Cosa c'è di patriottico in un governo che smantella una misura che sosteneva anche 200.000 lavoratori poveri? Io vorrei rivolgermi al Presidente Meloni, mi rivolgo a lei, signora Ministra. Quale sentimento patriottico le è corso lungo la schiena come un brivido quando avete progettato di sputare sui sacrifici di chi ricorreva al reddito di cittadinanza per integrare un salario da fame? E qual è la vostra sensibilità rispetto a paghe da fame quando dite, come ha detto la Presidente Meloni, che è uno specchietto per gli allodole, un salario minimo legale? E quando a inizio anno avete promesso corsi di formazione che non sono mai partiti, cosa avete pensato? Di prendere in giro il Movimento 5 Stelle o prendervi gioco di chi vive ai limiti della disperazione? Avete letto cosa ha certificato l'Ufficio parlamentare di bilancio solo una settimana fa? Con questo vostro decreto la platea dei percettori del reddito di cittadinanza verrà dimezzata e anche 100.000 famiglie, sì, con al proprio interno disabili, minori e anziani, perderanno una rete di protezione sociale. Ministra Calderone, il 31 gennaio lei ha dichiarato testualmente: nessuno sarà lasciato indietro. Chi si trova in condizioni di oggettiva difficoltà sarà comunque sostenuto da una nuova misura di inclusione sociale. E qual è questa misura? L'assegno di esclusione? Chiamiamo le cose con il loro nome. Ma non prova, scusi la mia franchezza, ma lei non prova nessuna vergogna per aver illuso tante famiglie che sono in condizioni di forte sofferenza? E diteci anche, spiegateci, a voi risulta così chiara, astratta, tracciata con un rigo di penna su un decreto la distinzione tra chi è occupabile e chi no? Quindi vi sembra anche coerente che a secondo se uno abbia un ragazzo in famiglia di 17 anni o 18 anni gli cambia la possibilità di mangiare o no? Se ha un anziano di 59 anni o 60 anni cambia la vita, la prospettiva di vita? Avete scatenato la vostra furia ideologica anche per precarizzare i contratti di lavoro e liberalizzare l'uso dei voucher spostando indietro le lancette e l'orologio. Tra l'altro, permettetemi, siete ricorsi a ricette degli anni scorsi, di decenni passati, che si erano rivelate inadeguate. Peraltro proprio adesso che il mercato del lavoro sta dimostrando un certo dinamismo. Certo, non potete appropriarvi dei risultati, perché diteci una sola vostra misura che ha favorito l'occupazione. Il 17 giugno, qui a Roma, questa manifestazione è stato uno spazio offerto alternativo, offerto a chi non viene ascoltato. Abbiamo raccolto tante testimonianze di giovani anche che soffrono questo disagio sociale. Voi non li volete ascoltare, vi costringiamo ad ascoltarle. Sara, 28 anni, sue parole: mi hanno offerto un contratto di 16 ore mensili a fronte delle 200 da lavorare, per un totale di 1.000 euro al mese e 5 euro l'ora. Dal governo ci sentiamo spesso dire di mettere su famiglia, pensare a un futuro, ma io con un contratto del genere non posso farlo, né comprarmi una casa o avere un futuro dignitoso. Ecco, ditemi, Sara, cos'è, capricciosa o rivendica la dignità del lavoro, la dignità sociale? Vincenzo, 28 anni, studente universitario fuori sede. Lavoriamo per 600-700 euro se va bene, per pagare un affitto che con le spese arriverà a costare 400-500 euro al mese. Noi come possiamo studiare se passiamo 50-70 ore solo per pagarci l'affitto di lavoro e lavorare per pagarci l'affitto? Ecco, queste sono le voci della realtà del paese che non volete ascoltare. Rivendicano dignità del lavoro, dignità sociale, la speranza di vivere un paese migliore. La Presidente Meloni e molti colleghi di questa maggioranza spesso invocano il concetto di libertà.
Ma questo è un concetto che diventa una parola vuota, anche triste, se poi si fa cassa sulla pelle dei nostri concittadini più deboli. Signora, chi porta a casa buste paga da fame e chi vive ogni giorno una dimensione di vita precaria. Deputato, la libertà, cari colleghi, e concludo, è anche garantire a tutti di liberarsi dal gioco dello sfruttamento e della criminalità. Per queste ragioni, signor Presidente, annuncio il voto contrario, fermamente contrario, del Movimento 5 Stelle, anche a nome dei colleghi sospesi che pure si associano. Grazie, colleghi, a questo colleghi, voto contrario. Colleghi, vi prego, sapete che qui non è possibile mostrare striscioni e cartelli. Chiedo agli assistenti parlamentari di intervenire e in sospendo questo la momento, seduta. La seduta è sospesa. La Presidente, la Vicepresidente ha sospeso la seduta. Abbiamo appena ascoltato un duro intervento del Movimento 5 Stelle per voce del suo Presidente Giuseppe Conte. Conte è molto critico nei confronti di un provvedimento che a suo avviso rappresenta una sorta di controriforma che avrebbe smantellato un pilastro fondamentale del sistema di welfare. Il riferimento ovviamente è al reddito di cittadinanza, ha fatto anche riferimento alla manifestazione del 17 giugno scorso. È un provvedimento che spinge al ribasso la competizione fra i lavoratori più fragili e tradisce quella promessa di meritocrazia invece avanzata dal governo in campagna elettorale. Le ha poi parlato di darwinismo sociale che riporta il paese all'anno zero. Vi ricordiamo che stiamo ascoltando le dichiarazioni di voto finale al decreto lavoro che si trova al suo ultimo passaggio parlamentare per l'approvazione in legge. È un provvedimento sul quale il governo ha posto la questione di fiducia, provvedimento, lo ricorderete, che il governo aveva varato, che il Consiglio dei Ministri aveva varato in modo simbolico anche nella data del 1° maggio scorso. Ascoltiamo questo applauso che proviene dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Sono intervenuti commessi di aula che hanno rimosso i cartelli esposti dal gruppo. La seduta, come avete sentito, è provvisoriamente sospesa.